Buongiorno a tutti, oggi apriamo il Book Blog con un ospite d'eccezione, Margherita Oggero. Si sono appena concluse le semifinali del Mundial Libro, la prima semifinale, e purtroppo, anche se io tifavo per lei, ha perso, mandando in finale per il Sinotto, e quindi l'abbiamo subito chiamata per farle alcune domande. Lei ha presentato, ha giocato con la squadra di Italo Calvino, e quindi volevamo sapere da lei che cosa ne pensa sul tema dell'adolescenza, perché nel libro è una delle strutture portanti, e quindi volevamo sapere, visto che questo periodo dell'adolescenza è sempre faticoso per noi giovani, è un periodo che uno se lo ricorda per tutta la vita e in qualche modo costituisce le nostre basi, le nostre fondamenta, che consigli si sente di dare a noi giovani per poterlo affrontare al meglio e quindi serenamente, in modo da averlo come lieto ricordo nel futuro, diciamo? Beh, intanto grazie della fiducia, ma io non credo che il ricordo dell'adolescenza sia lieto, nel senso che chi poi lo sbandiera come lieto mente sul passato. L'adolescenza è un periodo doloroso, difficile, di formazione, di ricerca di un proprio equilibrio, di una propria ragione di vita, di una propria ragione. È un periodo di lacerazione, e ricordarlo come un periodo felice fa parte delle falsificazioni della memoria. Secondo me non si può raccontare oggettivamente l'adolescenza dimenticando tutti quelli che sono i momenti dolorosi, i momenti laceranti, i momenti fondamentalmente di insicurezza, perché l'adolescenza è un'età di insicurezza. Parlo naturalmente di adolescenza per dei ragazzi che abbiano un minimo di intelligenza, se posso usare questo termine, perché poi ci sono anche i bruti e gli stupidi totali, che poi restano stupidi per tutta la vita, nella maturità, nella vecchiaia estrema. Però chi non è completamente stupido, ma ha un minimo di sensibilità nei confronti del prossimo, di capacità di vedersi intorno, non credo che possa essere felice nell'adolescenza. Se è felice è un clone di qualcun altro. Grazie, sì, anche perché credo che noi tutti condividiamo quello che ha detto e possiamo capirlo. Però adesso volevo passare a una domanda un po' più leggera e chiederle cosa auspica al vincitore e se la sua sia stata una vittoria meritata. Allora, no, l'arbitro era venduto. L'arbitro era venduto, per carità, sono due bei libri, voglio dire, ho avuto vittoria facile nel primo incontro, perché il libro, perlomeno per quel che giudico io, del mio avversario era un po' una trombonata, insomma, cioè un libro che è testimonianza di un'epoca, che è testimonianza di un particolare autore, però da un punto di vista letterario è un libro di una cupezza e di una gravezza spaventosa, che insegue tutti i peggiori artifici retorici, peggiori, perché gli artifici retorici ci stanno nella scrittura, ci devono essere. Artificio deriva da arte, quindi fa parte del lavoro della scrittura. Per cui ho vinto facile, questa volta era più difficile vincere. Comunque Andrea Baiani si era venduto al nemico.